E benvenuti in questa nuova recensione di questo film che io sinceramente sono pronto a tutti i commenti possibili, a tutti gli insulti anche, perché io non ci ho capito un cazzo di sto film, veramente, non ci ho capito una minchia, solo io forse coglione, pure i miei fratelli saranno teste di cazzo, perché tre persone non ci hanno capito un cazzo vuol dire che qualcosa non funziona, perché certe volte non capivo qualcosa e mio fratello o mia sorella me lo dicevano. Qua, io ho fatto la domanda e mi hanno risposto la stessa cosa anche loro, ma noi che cazzo abbiamo visto? Questa è la risposta che ti fai a fine film, tratto da un romanzo di Samantha, non so come si chiama, diretto da questa Claudia, neanche il cognome non mi ricordo, e abbiamo questo film che non so neanche che cazzo di genere è, ma manco Amazon gli ha detto, ah, drammi, drammi, sono dei drammi. C'è di tutto. Loro erano dice, ma che cazzo ci mettiamo? Scriviamoci drammi, tratti dai libri. Ah, Claudio Losa. Io non so, è scritto insieme anche a quella che ha scritto il libro. Film francese, da come ho capito. Ora tutti quanti ci avranno visto non si sa che, per quelli là, no, che vogliono far vedere che sono, no, intelligenti, poi non ci capiscono un cazzo e ti dicono, no, sei un coglione, non capisci niente di cinema. Un film... Io posso dire che lo puoi fare enigmatico, ma che non ci capisci un cazzo, no! Perché questa è la trama, ragazzi. Non voglio far spoiler, attendo, vero vero che c'ho sempre paura uno dei miei iscritti che faccio spoiler. Ma qua qualcosa la devo dire, perché non si capisce un cazzo. Pensavo ci avesse il ragno nel piede. Questo film mi sta portando anche ad allucinazioni un po' alla Fantoziani, un po' più horror i miei. Quindi abbiamo questa famiglia, come sempre, che si trasferisce in una nuova casa, quando mai, io penso, ne ho visti quest'anno 200 film di trasferimenti in nuove case. Conosce questa donna, io ho detto, ma forse sarà un film drammatico, erotico, non lo so, perché sicuramente c'è un bel profumo, mi piace la sua crema, mi piace come parla, mi piace il suo culo, mi piacciono le sue unghie, mi piace come si muove. Io ho detto, mo, questa qua ora, no? Non lo so, il marito non ci sta, avrà cambiato genere, appena ha visto questa cosa non ci ha capito più un cazzo. E praticamente si inficcano in macchina tutte e due, così dopo un giorno che si conoscono, e questa donna, non mi ricordo il nome, la bionda, che la protagonista è la bruna, questa bionda gli racconta, no, dei cavalli, queste cose qua, e ho detto, ma dove vuole andare a parà, sti cavalli, non cavalli, ah... Figlia bella, cazzo stai dicendo? Dice, un giorno è scappato il suo cavallo da 200.000 euro e siamo andati a cercarlo. Nel frattempo era con me anche mio figlio è messo a giocare nelle pozzanghere e si ammalò. Il cavallo ha bevuto pure da quelle acque lì e il cavallo schiattato e 200.000 euro appresso. Sono andati in fallimento, hanno venduto casa, il bambino era quasi a procinto di morire, anziché portare in un ospedale normale, l'ha portato niente dalla maga di turno lì, la fattucchiera, che gli dice perché non facciamo trapassare, prende l'anima di tuo figlio, non si sa dove cazzo va a finire, neanche se capisce, e facciamo entrare un'altra anima, così, ma tanto, dice però lo vedi crescere, un'altra persona sarà, però lo vedi crescere. Ma a sto punto lascialo morire, ma che cazzo te lo va a fare a te di portarlo in vita? Che non è manco lui! Non è lui! Non è lui! È un'altra persona! E poi dopo poi se ne pente, dice, ma non è più lui! Ma testa di cazzo, te l'ho appena detto! Porca puttana! Ma io veramente, ragazzi, mi devo incazzare, ma Cristo! Te l'ho detto! No, non è perché la voleva credere, cresce, prendi il nuovo Michael Myers! Perché gli ha ammazzato tutti gli animali, galline, paperelle... E che cazzo erano le altre? Le anatre, perdonatemi. Tutto ci ha fatto venire il cimitero degli animali. Manco se li è magnati, mio fratello ha detto, e magnateli. No, no, li butta lì. Lui si diverte a buttare e fare i fossi. Tutti pieni, terreni pieni di sti animali morti. Non è che le faceva, no, se va a girare arrosto, no? E le vendeva, se le puppava lui, se le magnava. No, le butta così. Ora diranno tutti, hanno avuto questa fotografia bellissima. Non me ne fotte un cazzo della fotografia a me. Non me ne frega un cazzo né della loro recitazione né delle puttanate che vi inventate voi. Voglio qua spiegazioni. Non me ne frega un cazzo delle puttanate. È un bel film o non è un bel film. Voglio le verità. Perché è un bel film? Perché dovrei rivederlo? Perché, porca puttana, sembrano delle teste di cazzo i personaggi all'interno di sto film? Che quello sembra. Mi piaci. Io shampoo.
Ma porca puttana, ma dimmi! Poi c'ha questa qui, la protagonista, e ci parla attraverso la mente, gli parla il figlio di lei. Gli parla in mente. Perché c'hanno questa comunicazione tra di loro? E perché c'è questa distanza di sicurezza di che cosa? Spiegatemelo, che significa? Io veramente, ragazzi, mi sta esplodendo, vi giuro, il cuore. Mio fratello qua vicino si sta rompendo anche i coglioni di sentirmi a me bestemmiare, cioè incazzarmi qua davanti, perché bestemmiare non bestemmio, attenzione. Niente, ragazzi, che cazzo vi devo dire? Mi raccomando, nuovi iscritti, nuove persone che mi state vedendo, se avete da dirmi qualcosa, non rompetemi le palle e ditemi veramente questo film com'è. Che cosa significa? Anziché dimmi bello il film, non capisci un cazzo, sei un coglione. Perché quello anch'io so scrivere. Sei un coglione e non capisci un cazzo. Voi dovete dirmi i motivi perché non capisco un cazzo. I fottuti motivi voglio. Se no andate a fare in culo, ok? Niente, ragazzi, a voi tutti quanti vi saluto, vi voglio bene. Un bacione, un abbraccio a tutti quanti. Io vi saluto e... Speriamo, un'ora dopo mi viene un altro film. Speriamo non sarà così. Perché veramente, non lo so. Quel film di ieri, horror, che vi consiglio di andare a vedere la mia recensione di Spookies, ha aperto le porte alla merda, mi pare. Perché è iniziato da questo. E poop, di seconda cacata. Ora, due senza tre non ci sta. Speriamo bene. Io lo spero, ragazzi. Perché ne va della mia sanità mentale anche di mio fratello e di mia sorella. Perché vogliamo incazzarci anche e romperci le palle, ragazzi, perché sti film fanno schifo. C'è un'ora e 48 di ste due stronze e rotti i coglioni con quelle che parlano, aspetta, no, torna indietro, no, vai avanti. Non si è capito se era morta, cioè quando già si... Non lo so, ragazzi, lo so, non voglio fare spoiler, ma non si capisce. Spiegatemelo, qua sotto c'è spoiler e parlate, ok? Io vi ringrazio. Come sempre, se vi va, iscrivetevi al canale, che ho iniziato a far parte della famiglia del terrore. E niente, attivate la campanellina. Alla prossima!